Nati a questo strumento diabolico, questo passepartout che ci consente di entrare nelle vostre case. Oggi per me non è una data felice perché è l'anniversario della morte di Giuseppe Garibaldi, di cui venero la memoria e che porto nel mio cuore. E poi coincide anche con una data per molti di noi discussa, discutibile, alla quale si fa risalire l'inizio della vita della Repubblica Italiana. Per fortuna o purtroppo, è un periodo relativamente recente e quindi sono vivi ancora molti testimoni, vi sono molte testimonianze audiovisive. Ecco, in questo momento sta scorrendo sullo schermo delle immagini di Napoli 1946, la quale Napoli, come moltissime altre grandi città del sud, del centro e anche del nord, tributò a Umberto II e a Casa Savoia un affetto palpabile. Come fu celebrato il referendum, lo sappiamo e ce lo spiegherà in dettaglio, chi parlerà dopo di me, tecnici della storia o del diritto. C'è ancora molto da dire, ancora molto da approfondire. Abbiamo inteso dare a questo incontro il titolo Il parto assistito, facendo riferimento ad una espressione adoperata da Massimo Caprara, che in quei convulsi giorni del giugno 1946 era il segretario particolare di Palmiro Togliatti. E Caprara, nel suo libro, che mi pare si intitolasse L'inchiostro verde di Togliatti, racconta che in quelle giornate lui domandò a quello che i suoi compagni definivano il migliore: come mai tanta applicazione, tanta dedizione? E riferisce che Palmiro Togliatti, che in quei giorni era ancora cittadino sovietico, gli riferì che i parti difficili vanno assistiti e pilotati. E il parto si è visto, il modo si è visto, la nascita è stata segnata da auspici non buoni, ma di questo magari parleremo nel finale. A questo punto io vi lascio senz'altro in compagnia di Edoardo Pezzoni Mauri, il quale vi condurrà per mano in questa carrellata. Buon divertimento. Buonasera, buonasera a tutti, grazie di essere qui con noi questa sera per questa triste giornata per noi monarchici che è il 2 giugno, mitigata solo dal fatto che il 2 giugno è anche la festa dello Statuto Albertino, consoliamoci così. Io vi accompagnerò presentandovi gli ospiti di questa sera, alcuni già li conoscete. Primo intervento è quello del dottor Adriano Montebuzzetti. Adriano è il nostro grande attivista, giornalista del TG2. Nostro amico ci racconterà da esperto della comunicazione qual è uno stranissimo episodio che accade il 5 di febbraio del 1990. Il 5 febbraio 1990 andò in onda la trasmissione Mixer condotta da Minoli e nel corso di questa trasmissione Minoli praticamente fece uno scoop e disse di aver trovato le prove che la monarchia aveva effettivamente vinto il referendum istituzionale. Tutta la serata si cadenziò nell'ascoltare conversazioni, nell'ascoltare interviste, nell'esaminare prove per dimostrare come la monarchia avesse vinto il referendum istituzionale. Apriti cielo, scoppiò un pandemonio e il seguito ce lo racconterà Adriano. Adriano, cosa successe il 5 febbraio 1990? Sì, dunque, questo è un episodio molto interessante che ormai è studiato nelle università, nelle scuole di giornalismo, nei corsi di laurea in scienza della comunicazione, come esempio di costruzione di un racconto controfattuale, cioè una ricostruzione che smentisce una verità ormai asseverata, la smentisce con quella che a tutti gli effetti, così tale venne proposta, era una fake news, perché era un po' un succedaneo del famoso esperimento che fece Orson Welles, il famoso radiodramma dove veniva letta con voce partecipata la guerra, il racconto della guerra dei mondi di Welles, e mezza America, soprattutto l'America profonda, l'America rurale, credette che davvero i marziani stessero invadendo la Terra, quindi agricoltori che si precipitavano
staccavano dal caminetto il fucile, si precipitavano nelle campagne a caccia di omini verdi. E molti decenni più tardi, Minoli, comunque già volto noto dell'informazione televisiva, che io ho avuto il piacere di intervistare proprio in una lunga puntata del programma TG2 Dossier che ho realizzato e che è andata in onda per poche settimane fa in occasione del quarantennale di questo programma Mixer, abbiamo ricordato insieme questo evento. Cioè lui, dopo aver intervistato l'universo mondo, personaggi nazionali e internazionali, decise che era pronto che voleva usare di più. Provò questo esperimento, questa strana alchimia, di creare, come diceva lui stesso, mescolare il vero e il falso e creare il verosimile. Che cosa accadde? Il 5 febbraio del 90 la signorina Buonasera di turno disse adesso vi lascio una puntata molto speciale di Mix condotto da Giovanni Minoli, si raccomanda ai telespettatori di rimanere sintonizzati fino alla fine del programma. E questo tormentone, questo refrain come un mantra venne ripetuto anche da delle scritte in sovraimpressione, cioè attenzione, rimanete, non saltate a conclusioni affrettate, rimanete sintonizzati fino alla fine. Che cosa aveva fatto Minoli? Minoli combinò alcune registrazioni, alcune interviste realizzate nei tempi immediatamente precedenti a personaggi realmente esistenti, tra cui il nostro Sergio Boschiero, che parlò della storia dei cliché realizzare finte schede elettorali ritrovata, comunque insomma la storia che c'erano prove indiziarie che questi che c'erano degli strumenti atti alla falsificazione delle schede elettorali. Poi tra i vari che vennero ascoltati c'era Ugo Zatterin, all'epoca un noto cronista, un noto volto noto del giornalismo parlamentare, che disse l'ovvietà, disse, quando citò insomma le frasi di De Gasperi, allo stato dell'arte non si può dire che abbia vinto la Repubblica, eccetera, eccetera. Cioè ricostruzioni storiche di personaggi variamente autorevoli e variamente considerati ineccepibili. C'era l'ex ministro della Real Casa, Falcone Lucifero, intervistato anche lui. Cioè tutti dicevano i loro frammenti di verità o portavano comunque degli elementi di fattualità al racconto, nel quale poi però si inseriva un volto, lo scoop creato da Minoli. Lo scoop era quello di un personaggio, un anziano signore proposto, che era stato proposto e veniva presentato come un ex giudice di corte d'appello, che raccontava che insieme ad altri notabili, ad altri gran commis dell'epoca, insomma, si era organizzato per far sparire un determinato numero di schede e sostituirle con altre già precompilate con l'opzione repubblicana. E aggiungeva questo signore, che poi solo alla fine verrà svelato essere un attore, rivelava che esisteva anche un filmato in Super 8, quindi rovinato, un filmato d'epoca, che raccoglieva la prova documentale visiva dell'ultima riunione in cui i congiurati si erano visti in una certa trattoria per firmare un impegno comune, in esito al quale veniva stabilito che l'ultimo sopravvissuto, l'ultimo superstite o passata un tot di tempo, un congruo lasso di tempo, quando ormai si ritenesse l'istituzione repubblicana inattaccabile, avrebbero rivelato al mondo l'imbroglio. Se non che poi viene fatto vedere anche questo filmato, se non che a un certo punto magicamente il filmato in bianco e nero diventa a colori, la telecamera si sposta e si vedono personaggi che fanno parte della redazione di Mixer, da cui un giovane Enrico De Aglio, e Minoli dice ecco, in realtà è stato tutto un elaborato gioco. Un elaborato gioco che aveva una finalità per Minoli, cioè quella di far capire alla gente, alle teste pensanti del paese, con molti anni di anticipo sugli eventi, su quello che poi abbiamo visto. Vediamo oggi come sia facile mettere addosso alla faccia di un politico la faccia di un altro e fargli dire quello che si vuole, dei programmi di morphing che possono alterare quello che uno dice, com'è facile manipolare l'informazione. Detto questo, però, che
Che cosa ave... L'aspetto, quello che è interessante è quello che avvenne dopo, che tu, Edoardo, hai citato, cioè il giorno dopo i pretoriani della ortodossia repubblicana lo fecero a Brandelli Minoli, a partire ovviamente dal giornale Repubblica, che fece degli articoli dove sostanzialmente andò a, a disturbare una quantità di giornalisti della BBC, di France 2, di tutte le principali reti e testate giornalistiche del paese, d'Europa, insomma, le più autorevoli, per dire: ma lei, secondo lei, ovviamente con una domanda capziosa, ma secondo lei è giusto che un giornalista falsi la realtà, eccetera, eccetera, per creare articoli che sostanzialmente componessero attorno all'iniziativa di Minoli una corale damnatio. In particolare poi un già canuto Giovanni Spadolini chiese addirittura, con un'interrogazione parlamentare, l'arresto di Giovanni. Tutto questo perché ovviamente aveva creato una pericolosa, pericolosissima crepa nell'architettura, già all'epoca peraltro traballante, dell'ortodossia, insomma, della vulgata repubblicana, per cui le cose erano andate come erano andate, la Repubblica aveva vinto e fine della storia. La cosa interessante è che la massima di Minoli, che torno a dire, il quale... peraltro off the record, da repubblicano, da non monarchico, si dice convinto che in realtà le cose siano andate esattamente, che ci siano stati oggettivamente dei brogli che hanno favorito la vittoria della Repubblica, Minoli dice: io ho creato, mescolando falso e vero, cioè interviste false, interviste vere con una testimonianza falsa, ho creato una cosa perfettamente verosimile. Ma è anche vero al contrario per noi. Il vero, ciò che per noi è vero, cioè che la Repubblica è nata fondamentalmente da una mistificazione, ci sono tantissime prove, tra pochi istanti sentiremo quali e quante a sostegno di questa tesi, mescolata con il falso, cioè il falso è il fatto che comunque alla fine ci sia stata un agnizio, una rivelazione che ha detto: state tranquilli, è tutto uno scherzo, non vi preoccupate, la Repubblica può dormire sonni tranquilli, non è successo niente, ha creato il verosimile. Il verosimile è la presunzione che questa istituzione che nel tempo ha mostrato tali e tante mende, tali e tanti elementi, tali e tante fragilità, conflittualità tra poteri dello Stato e quant'altro, possa continuare ad esistere quando manca un elemento identitario forte, perché il problema è proprio questo della Repubblica oggi, cioè aver dimenticato che non basta l'illegittimità, è come seppellire in un terreno un bidone di scorie radioattive. Tu non lo vedi, ma inizia ad avvelenare le falde acquifere, inizia a avvelenare le radici degli alberi e quant'altro. E noi abbiamo la prova di questo velenoso fiume Carsio, che è la debolezza dell'istituzione repubblicana, in tantissime manifestazioni di inadeguatezza che hanno scandito questi decenni di storia repubblicana fino ad oggi. Grazie, scusate se mi sono dilungato. Grazie Adriano, grazie molto, è interessantissimo questo episodio, io lo ricordavo vagamente, ma me lo hai fatto... Ci fu proprio il terrore, mi ricordo, in quei giorni, io da monarchico già all'epoca ero eccitato da questo fatto, mi dicevo finalmente è saltato fuori, e mi ricordo proprio una specie di paura che si percepiva, e la volontà di dire no, è tutto uno scherzo, è tutto un gioco, perché si avvertì veramente uno scricchiolio delle istituzioni. Io a questo punto lascerei la parola al professor Andrea Ungari, docente di storia contemporanea, che ci illuminerà raccontandoci come si svolse tecnicamente il referendum, come vennero chiamati gli italiani a scegliere la forma istituzionale dello Stato. Buonasera a tutti, e grazie dell'invito in questa iniziativa che è sempre molto, molto importante, molto significativa. Ovviamente il tema è un tema molto, molto complesso, e uno storico, qualsiasi storico quando affronta questi argomenti è chiaramente chiamato a destreggiarsi tra la realtà, tra i fatti, tra la descrizione dei fatti la più obiettiva possibile, e poi ovviamente la propria interpretazione, la propria partecipazione di carattere personale.
La vicenda del referendum del 2 giugno 1946 ovviamente va assolutamente inquadrata all'interno di un contesto che sia interno sia internazionale. Ricordiamoci anche il profilo internazionale del 2 giugno del 1946. Dal punto di vista interno, chiaramente le forze in campo sono tutte spostate in favore della Repubblica. Questo vale la pena metterlo in evidenza. C'è un governo che è un governo composto complessivamente e nella stragrande maggioranza da elementi repubblicani. Repubblicano, fortemente repubblicano, è il ministro dell'interno che poi avrebbe gestito fattivamente l'organizzazione del referendum. Fortemente repubblicani sono poi i due protagonisti, quantomeno uno sicuramente, l'altro ci possono essere dei dubbi, ossia Togliatti, che era all'epoca ministro della giustizia, e Alcide De Gasperi, che era Palmiro Togliatti, leader del PC, che era all'epoca ministro della giustizia, e Alcide De Gasperi, segretario della Democrazia Cristiana, che era presidente del Consiglio. Comunque, tutte e due due personaggi importanti che avrebbero in qualche maniera segnato le vicende dell'Italia repubblicana, che erano spostati in senso filomonarchico. Quindi c'è un governo che in qualche maniera lavora a favore della monarchia. In più c'è un contesto interno del paese che è molto problematico, appena finita da pochi mesi, da un anno, la resistenza, è finita la guerra civile, ma non sono finiti gli eccidi nel centro-nord Italia. Sicuramente c'è una scarsa agibilità democratica nel quale si svolgono le elezioni. Le elezioni vengono fissate al 2 giugno del 1946, cioè il prima possibile, nel momento in cui c'è almeno la possibilità di garantire una cornice legale, perché gli americani devono rispondere alle critiche che provenivano da Mosca, secondo le quali non si svolgevano dei referendum, delle elezioni democratiche nei paesi occupati dagli angloamericani, e in qualche maniera erano le critiche che gli angloamericani facevano all'Unione Sovietica per i paesi che erano caduti sotto il giogo comunista del blocco orientale. Quindi in qualche maniera gli americani spingono perché avvengano queste elezioni, perché ci sia il voto del popolo, un voto referendario, proprio per questo motivo, in qualche maniera per sfuggire alla polemica con l'Unione Sovietica. Quindi in realtà le elezioni si svolgono però in un contesto, ripeto, in cui l'agibilità democratica non è assolutamente assicurata. Cosa intendo per agibilità democratica? Innanzitutto la campagna referendaria a favore della monarchia in molte zone, devo dire la stragrande maggioranza delle zone del centro-nord non poté svolgersi, perché in qualche maniera c'erano delle violenze che venivano effettuate nei confronti dei propagandisti monarchici. Tenete presente le stesse violenze che vennero effettuate nei confronti dei rappresentanti dell'uomo qualunque nelle elezioni dell'autunno del 1946, quindi un po' lo stesso refrain. Ma soprattutto mancarono all'appello referendario non solo tutti gli abitanti, i cittadini italiani della Venezia Giulia, ma anche tutti i militari che erano in prigionia e che quindi non poterono partecipare al referendum elettorale. Quindi vedete, c'è un contesto in cui, insomma, le forze in campo, da una parte una scarsa agibilità democratica per la consultazione, quindi rispetto delle regole, dall'altra parte un governo che effettivamente è spostato a favore della Repubblica. Ma anche gli altri due poteri forti che sono presenti nel paese, appunto gli angloamericani e il Vaticano, in realtà hanno una posizione abbastanza complessa, se vogliamo. Il Vaticano, nella stragrande maggioranza, appoggiò la monarchia, ma l'appoggio alla monarchia era assolutamente un appoggio soprattutto in funzione anticomunista. Nel momento in cui le elezioni dell'Assemblea Costituente videro il successo della Democrazia Cristiana, il Vaticano, insomma, sostenne fino a un certo punto poi la battaglia legittimista dopo il risultato referendario, quindi dall'8 giugno in poi. Gli americani assolutamente erano intenzionati, come dicevo, a svolgere queste elezioni e non volevano che ci fossero delle turbulenze nella penisola, però perché l'Italia rappresentava, come parte rappresenta anche oggi, un punto strategico dal punto di vista geopolitico nel Mediterraneo, che era particolarmente cruciale per gli interessi americani. Quindi vedete che c'è un contesto che da una parte propende per la Repubblica e poi un contesto di attori interni e internazionali che in qualche maniera vogliono che le cose vadano nella maniera più tranquilla possibile. E veniamo poi al risultato referendario vero e proprio. La contestazione, al di là di quanto detto fino adesso, e già questo basterebbe in qualche maniera per indurre ad una maggiore riflessione sulla regolarità, sulla cornice nella quale si svolse il referendum, ma il punto sul quale poi si venne a costituire questa resistenza monarchica da un punto di vista legale fu, da una parte, i presunti brogli,
Ora, ovviamente è chiaro che non ci sono prove, è chiaro che non ci sono risultanze, però anni fa, molti anni fa, uscì un libro di Franco Malnati che metteva in evidenza come il punto dolente non fossero tanti i brogli arrivati a Roma, quanto la falsificazione, quantomeno, se non la falsificazione, il non conteggio nelle varie sezioni locali delle schede nulle. Cioè, quello che vennero conteggiate furono i voti a favore e contro la monarchia. Ma questo ovviamente, una volta impacchettati i risultati, vennero mandati a Roma. E quindi in realtà poi lo spoglio che venne fatto dei risultati di queste varie sezioni, in realtà, venne fatto sui voti a favore, i voti a favore della monarchia, i voti a favore della Repubblica, eventualmente i nulli. Ma non vennero mai conteggiate le schede bianche. Questo aspetto, per chi è un giurista, è abbastanza... non è di lana caprina, ma abbastanza importante, tant'è che sia il segretario del PLI Cassandro, sia il segretario del Partito Democratico Italiano Selvaggi fecero un ricorso proprio su questo punto, perché mettevano in evidenza che il conteggio anche delle schede bianche avrebbe in qualche maniera fatto innalzare il quorum necessario per la validità del referendum istituzionale e probabilmente il referendum, il voto referendario non sarebbe stato valido. Tenete presente che questa posizione venne ribadita ormai lontano dagli eventi, ossia in un articolo del Tempo del 1983, dall'ex presidente della Repubblica Giovanni Leone in una corrispondenza con Falcone Lucifero, e anche Leone mise in evidenza come in effetti non furono conteggiate le schede bianche dal computo dei voti a favore o contro la monarchia. Quindi in questo contesto tenere presente come appunto il quadro di riferimento non era un quadro che possiamo dire perfettamente legale nel quale si svolsero le elezioni referendarie. Ma qua appunto intervennero gli americani non erano assolutamente intenzionati a che il paese cadesse in una guerra, in una nuova guerra civile nel caso di invalidazione del referendum, ma soprattutto anche Umberto, questo va dato atto anche a dispetto di alcune interpretazioni anche di questi giorni sull'azione di Umberto II fu davvero interprete dello spirito risorgimentale che aveva animato i suoi avi, perché decise, nonostante tutte le profferte che provenivano per esempio da molte zone del meridione, per esempio dalla Sicilia, che avrebbe dato la corona d'Italia a Umberto II, bene, Umberto decise di lasciare il paese, con il famoso programma che venne lanciato al popolo italiano, di lasciare il paese proprio per evitare che ci potesse essere una nuova guerra civile, che in qualche maniera quel sogno unitario, quel progetto unitario che era stato realizzato dai suoi avi andasse in frantumi per colpa sua. Quindi va dato atto a Umberto di aver avuto un estremo coraggio e anche una estrema consapevolezza del proprio ruolo di sovrano e anche della necessità di fronte a tutti questi fattori che ormai remavano per convalidare il referendario, appunto la necessità di abbandonare il paese per salvare almeno l'unità della nostra Italia. Grazie. Grazie professor Ungari, grazie del suo intervento. Io passerei la parola direttamente al professor Gustavo Pansini, il grande avvocato napoletano, professore di procedura penale, che ci ricorderà i suoi ricordi personali di quei giorni. Gustavo, come hai vissuto i giorni del referendum istituzionale? Avevo pensato di dare un titolo a questo mio intervento, il ricordo dei calzoni corti. Avevo 12 anni e qualcosa quando in piazza Plebiscito con mio padre andammo per la visita che Umberto II aveva riservato a Napoli. Ero con mia madre nel portone del Palazzo Salerno quando il re passò e mi salutò con un buffetto sulla guancia. Questo è uno dei ricordi che caratterizzano il mio rapporto con la fede monarchica. Ma il mio rapporto con la fede monarchica poi trova un aggancio più forte nel rapporto, se permettete di definirlo così, con mio padre, che Umberto II volle come del suo delegato nella commissione che fu istituita dal ministro degli interni per gestire la situazione di Napoli, che aveva dato un massiccio voto alla monarchia, che aveva giurato fedeltà alla monarchia, che si ritrovava
soprattutto con una pretesa dei partiti di sinistra di celebrare proprio a Napoli la vittoria repubblicana. Questo era stato individuato come un tentativo, uno sforzo di dimostrare la incapacità dei monarchici di rispettare il risultato falso del referendum, come ha detto Ungari, e Umberto II inviò un suo messaggio a Napoli dicendo: dovete evitare a qualsiasi costo che scorra una goccia di sangue italiano per sostenere la mia persona e l'istituto che rappresento. Furono giorni terribili, furono giorni in cui ricordo la soddisfazione di mio padre quando le prime notizie arrivarono che davano una vittoria netta della monarchia. Ricordo la soddisfazione, la gioia di mio padre quando giunse la notizia che il procuratore generale della Corte di Cassazione avrebbe richiesto nell'udienza di definizione del referendum, avrebbe richiesto alla Corte di dichiarare non valido il referendum. Ricordo la soddisfazione e la gioia di mio padre quando il presidente della Corte di Cassazione non volle proclamare i risultati del referendum. Si rifiutò, si allontanò dalla sua carica pur di non proclamare i risultati del referendum che aveva constatato essere risultati frutto della falsità posta in essere dal governo De Gasperi Romita. Ricordo lo smarrimento nel momento nel quale improvvisamente, due giorni dopo il risultato del referendum provvisorio, non avallato ancora dalla Corte di Cassazione, si ebbe quello che fu identificato immediatamente come un vero e proprio colpo di Stato. Alcide De Gasperi, prima che si sapessero i risultati effettivi del referendum, si autoproclamò capo dello Stato. Ricordo le notizie che ci giungevano a casa, che ogni volta sconvolgevano lo stato d'animo di mio padre. La notizia di un ragazzo di 17 anni ucciso dalla polizia, costituita da un corpo speciale di ex repubblichini della Repubblica di Salò. Ricordo il nome di una donna che sapemmo essersi avvolta nella bandiera sabauda prima di essere sottoposta al fuoco delle armi della polizia. Ricordo il nome di questa donna, Ida Cavalieri, ma ricordo soprattutto l'ansia, le giornate intense, le giornate drammatiche in cui mio padre passava da un taxi ad un altro per non far scoprire la sua identità nel momento nel quale doveva passare tra la questura e la prefettura, dove si riuniva la commissione per la tranquillità di Napoli. Perché poi si aggiunse una proposta che è venuta dal Partito Comunista, la sfilata manifestazione di felicità del popolo italiano per la proclamazione della Repubblica si svolgerà a Napoli. Un tentativo di creare gli incidenti, un tentativo di creare una sommossa popolare che chiudesse definitivamente ogni discorso sulla monarchia. Ma ricordo soprattutto una cosa. Ricordo che alcune domeniche, l'ho detto qualche altra volta, chiedo scusa se lo ripeto per quelli che lo hanno già sentito. Ricordo che alcuni giorni dopo il risultato del referendum, prima che si stabilizzasse la situazione politica, ero uscito con mio padre a fare una passeggiata, incontrammo Enrico De Nicola, il grande avvocato napoletano, il quale, vedendo mio padre e sapendo che mio padre era un fervente monarchico, un attivista monarchico, un attivista della battaglia monarchica,
rispose al saluto dicendo: Don Giovà, non vi preoccupate, dura un anno come la condanna condizionale. 7 giorni dopo Enrico De Nicola era Presidente della Repubblica. Questo ricordo mi è rimasto stampato, perché mio padre pochi giorni dopo mi disse: Gustavo, ricordati quello che hai incontrato l'altro giorno. Era un monarchico e Presidente della Repubblica. Questo ti sia l'insegnamento di come funzionano le cose in Italia. È stato l'insegnamento di come è nata la Repubblica, dal tradimento dei monarchici alla figura di Umberto, che impose poi con un telegramma a Napoli di non creare ostacoli a che fosse celebrata la Repubblica, perché non fosse sversato una goccia di sangue italiano. 74 anni sono passati, 76 anni sono passati dal giorno 74, dal giorno della manifestazione repubblicana, della scelta repubblicana. 74 anni che rappresentano il ricordo di un ragazzo che non potrebbe dimenticare questi elementi che si sono stampati nella sua mente, proprio forse perché era una mente ancora vergine di ricordi impegnativi. 74 anni che rinsaldano in ogni momento la mia fede monarchica. 74 anni che mi rendono convinto come siamo ad un punto, a una svolta significativa nel funzionamento della Repubblica. Spero che alla mia età possa vedere la fine di questo percorso, che dovrebbe essere una fine certamente a noi favorevole. Grazie. Grazie, grazie Gustavo per le tue parole, per la tua testimonianza preziosa. Tu hai ricordato Ida Cavalieri. L'anno scorso, di questi tempi, il Presidente Emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano, venne intervistato da Fazio e ricordò i fatti di Via Medina, i morti, e parlò di popolino monarchico isterizzato. Io mi permetto a questo punto, prima di passare la parola al professor Sfrecola, di leggere una breve lettera aperta che scrissi l'anno scorso di questi tempi al Presidente Emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano, perché di sentir definire dei ragazzi che morirono per la loro causa, per il loro ideale, quale popolino monarchico isterizzato, mi colpì molto profondamente. Io scrissi queste parole: illustre Presidente, ho avuto modo solo ora di ascoltare su internet la sua intervista con Fabio Fazio nel corso della trasmissione televisiva Che Tempo Che Fa, andata in onda alcuni giorni fa. Ho apprezzato alcune sue risposte, altre meno, ma ciò che mi ha violentemente colpito è stato il suo ricordo dei tragici fatti accaduti 70 anni fa a Napoli, nel corso dei quali, in via Modina, morirono 9 ragazzi, i cui nomi e le cui età voglio qui ricordare. Ida Cavalieri, di anni 19, Vincenzo Di Guida, di anni 20, Gaetano D'Alessandro, di anni 16, Mario Fioretti, di anni 21, Michele Pappalardo, di anni 22, Francesco Dazzo, di anni 21, Guido Beninato, Felice Chirico, Carlo Russo, di anni 14. Questi giovani ragazzi, questi bambini, sono morti mentre manifestavano il loro attaccamento ed il loro affetto verso il loro re. E, repubblicani monarchici che si sia, trovo abnorme definirli, come lei li ha definiti, popolino monarchico isterizzato. Vede, emerito Presidente, tutto mi sarei aspettato da lei, che proviene dalla tradizione politica comunista, tranne che sentire parole tanto dispregiative nei confronti del popolo, quello stesso popolo che il suo storico partito ha detto per anni di voler difendere e promuovere. Avanti popolo alla riscossa era l'inno suo, del suo partito, della sua storia politica, della sua vita, ed ora che essa volge, per evidenti ragioni anagrafiche al termine, sentirle definire dei ragazzi, dei bambini, che manifestavano per il proprio ideale, quale che esso fosse, come popolino isterizzato, mi basisce. Ma forse sbaglio io. Forse non vi è alcuna contraddizione tra le tremende parole da lei utilizzate da Fazio e la sua storia politica. Un comunista o ex comunista che disprezza il popolo e i suoi ideali, possibile, mi chiedevo? Ebbene sì, possibile. Non è infatti la prima volta nella sua storia politica che egli sceglie di schierarsi contro il popolo che manifesta. Così come nel 1956 lei preferì schierarsi con la repressione sovietica che schiacciò l'anelito di libertà degli studenti e degli operai socialisti, non isterici monarchici di Budapest,
Oggi, leggendo e ricordando i tragici fatti di via Medina, non ha avuto dubbi o esitazioni, non ha valutato gli altrui ideali, non ha concesso l'onore degli armi agli sconfitti. No, lei ha offeso quel popolino dal quale provenivano quei ragazzini, morti per gli ideali in cui credevano. La politica prima di tutto, la politica di parte, incapace del rispetto dell'avversario. Vede, emerito presidente, in fin dei conti lei da Fazio ha fatto un involontario regalo coi monorti a quel popolino, perché lei ha fornito la palese dimostrazione che un presidente della Repubblica non potrà mai essere un arbitro imparziale, giacché sempre si porterà dietro la propria ideologia e le proprie convinzioni politiche. Vi saranno presidenti migliori o peggiori, più o meno capaci di astrarsi dal proprio passato politico di parte, ma lei, disprezzando il popolino monarchico isterizzato, ha dimostrato come l'istituto monarchico, in cui credevano quei poveri ragazzi, sia ancora attuale, in quanto unica garanzia di un capo dello Stato veramente terzo, estraneo al lagone politico, padre nobile della patria, garante del popolo tutto. Viva il popolo! Ecco, chiedo scusa se mi sono preso la libertà di leggere questo mio scritto di un anno fa, ma sentivo la necessità anche di ricordare i nomi degli altri ragazzi caduti in via Medina. A questo punto lascio la parola al professor Salvatore Sprecola, che ci farà un esercizio di fantastoria, di fantapolitica, e ci racconterà, ci dirà, ci ipotizzerà che cosa hanno perso gli italiani perdendo la monarchia. A te la parola, Salvatore. Grazie Edoardo. No, niente fantapolitica, ma realtà politica. Cosa abbiamo perso? Cosa hanno perso gli italiani il 2 giugno 46? Mi sembra evidente. Lo diceva molto bene Indro Montanelli nel suo libro L'Italia della Repubblica. Di coloro che avevano votato Repubblica, pochissimi si erano resi conto che con la monarchia l'Italia rinnegava il Risorgimento, unico tradizionale mastice della sua unità. Scomparso anche quello, il paese era in balia di forze centrifughe che ne facevano temere la decomposizione. Cosa vuol dire? Montanelli, storico, giornalista di grandissimo intuito, dice una cosa logica: abbiamo perduto l'identità, ma lo capisce chiunque di noi. Dite a un ragazzo che passa per strada chi era Cavour, chi era Mazzini, chi era Garibaldi, chi era Vittorio Emanuele II, ti dirà al massimo che c'è una strada, una piazza da qualche parte che è intitolata a quei nomi, ma nessuno ricorda quella passione che nel Risorgimento ha dato luogo all'unità d'Italia, quelle sofferenze di giovani intellettuali, di giovani studenti che hanno combattuto in giro per l'Italia, che sono stati nelle prigioni austriache, nelle prigioni borboniche, perché volevano la libertà, volevano la Costituzione, volevano lo Statuto. Questa era l'Italia del Risorgimento, l'Italia che è caduta con il 2 giugno. Oggi nessuno ricorda questi valori, l'identità nazionale. Qualcuno avrà sentito il discorso della regina Elisabetta di pochi giorni fa, 4 minuti sintetici, per dire agli inglesi: guardate, noi non siamo quelli del passato, siamo quelli che guardano al futuro e come nel passato siamo pronti a combattere per il nostro paese. Cosa abbiamo perduto dal punto di vista? Io sono un giurista, quindi devo parlare di cose che riguardano la realtà del diritto. Abbiamo perduto un capo dello Stato indipendente dai partiti. Sembra poco, perché tutti ricordano con grande stima e affetto Luigi Einaudi, il primo presidente della Repubblica, il quale, dicono tutti gli studiosi, si è comportato come un re indipendente, era un monarchico. Luigi Einaudi, alla vigilia del referendum, scrisse un bellissimo articolo in cui invitava gli italiani a votare la monarchia, e lui si è comportato da Presidente della Repubblica come voleva, come immaginava che fosse il capo dello Stato. Oggi invece il capo dello Stato è, ma è naturale che sia così, non c'è niente di strano e niente di preoccupante dietro, ma preoccupante c'è il fatto che è un uomo che dipende dai partiti, viene eletto da una coalizione di partiti, e a questi in qualche modo deve rispondere, deve guardare con attenzione a chi lo ha eletto, è una cosa naturale, e probabilmente, come ogni uomo, ha le sue ambizioni e forse vorrà essere di nuovo confermato in quell'incarico, e questo lo condizionerà. Noi siamo di fronte ad una realtà gravissima in cui si nota la mancanza di un capo dello Stato indipendente.
il Consiglio Superiore della Magistratura ha dato dimostrazione di un coacervo di interessi fra partiti e un gruppuscolo di magistrati che hanno gettato fango su tutta la magistratura, che è composta di persone che lavorano con serietà, con grande attaccamento all'istituzione giorno per giorno. Un piccolo gruppo di persone legato ai partiti ha cercato di, e spesso è riuscito, a determinare le nomine nei vari uffici giudiziari. Questa è una gravissima mancanza di senso di legalità. Il Presidente della Repubblica è il Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, a lui ha detto che non può scioglierlo, che lo potrebbe sciogliere solo se non funzionasse. Peccato che pochi giorni fa un ex vicepresidente del Consiglio Superiore, l'avvocato Michele Vietti, che è un grandissimo giurista, ha detto no, un Consiglio Superiore si può sciogliere anche quando funziona male, e che funzioni male non c'è dubbio, perché abbiamo sentito le intercettazioni in cui alcuni personaggi trescavano con i partiti. Poi c'è un altro problema, sempre di un capo dello Stato che non è indipendente. Il Parlamento, che è, dice la Costituzione, la sovranità appartiene al popolo che l'esercita nelle forme previste dalla legge, è il centro della vita democratica. Noi abbiamo ricordato, Edoardo ha ricordato, lo Statuto Albertino nasce come una monarchia rappresentativa, nasce come una monarchia che riconosce nel Parlamento, nella Camera, l'espressione massima della volontà popolare. In questi giorni il Parlamento è stato completamente esautorato dal governo, il quale con decreti legge che vengono convertiti senza discussione parlamentare, perché non si fanno emendamenti, non si dibatte niente, vengono convertiti in legge, e il Presidente della Repubblica promulga queste leggi. Il Presidente della Repubblica ha un potere notevolissimo di inviare messaggi alle Camere, potrebbe anche dire, avrebbe potuto dire, a mio giudizio, che non va bene che i decreti legge vengano convertiti senza discussione. Non va bene, perché la democrazia esige che tutto ruoti intorno al Parlamento. Ma noi abbiamo al governo, come partito di maggioranza, il Movimento 5 Stelle, che propende per la democrazia diretta. Ha detto chiaramente, Casaleggio ha detto, che il Parlamento funzionerà ancora un po', poi forse non sarà più necessario. Non è così. Noi siamo per la democrazia parlamentare, perché lì si vive la volontà dei cittadini. E un capo dello Stato non indipendente, perché condizionato dai partiti, condizionato non perché ci siano dei comportamenti scorretti, ma perché nella logica del sistema è un uomo, viene eletto, è un uomo politico. Ecco, il capo dello Stato è naturalmente un uomo politico, ed è anche un uomo politico rappresentativo, perché mica viene eletto uno qualunque, viene eletto uno che nel sistema dei partiti ha un suo ruolo, una sua importanza, gode di una stima, eccetera. E quindi è, per forza di cose, una persona di parte, e non è un'offesa essere di parte, soltanto che noi vorremmo un capo dello Stato che non fosse di parte, vorremmo un capo dello Stato che fosse effettivamente il rappresentante della nazione, non per una fictio iuris, per un ragionamento a tavolino, ma perché rappresenti. Ora purtroppo ci tocca ogni tanto fare riferimento alla regina Elisabetta, che ha dimostrato di essere un discorso di 4 minuti, no? Noi siamo inondati di discorsi quotidiani, cioè il discorso di 4 minuti ha ricordato a un popolo la dignità di questo popolo, la forza di un popolo, la sua storia, la sua identità. Ecco, quello che abbiamo perduto la nostra storia. Abbiamo perduto la nostra storia, abbiamo perduto la nostra identità, e nessuno più la coltiva. La parola patria viene utilizzata con molta parsimonia, difficilmente con la P maiuscola, mentre noi riteniamo che questo sia la terra dei nostri padri, cioè sia la nostra terra. Abbiamo perduto un capo dello Stato
indipendente per definizione, non perché lo dice la legge, perché la legge dice che il Presidente della Repubblica è indipendente, ma non lo è, non lo può essere perché è eletto da una maggioranza politica. Quindi abbiamo perduto tante cose. Cerchiamo, noi che crediamo nella patria, nella sua storia, nella sua bandiera, vedete come sono ridotte le bandiere fuori dalle scuole, degli stracci sporchi, cosa insegnano i ragazzi che vanno lì a scuola, che dovrebbero diventare dei cittadini? Cosa insegna? Che lo Stato non ha neanche cura della propria bandiera, e la propria bandiera, la nostra bandiera, è sempre quella, anche se manca uno stemma al quale noi siamo affezionati. Grazie. Dottore, grazie per le tue parole illuminanti come sempre. A questo punto chiamerei il Presidente Nazionale dell'Unione Monarchica, l'Avvocato Alessandro Sacchi, per tirare le conclusioni e concludere questa triste giornata con un appello di speranza per il futuro. Alessandro, a te. Allora, preliminarmente grazie al pubblico che ha avuto la pazienza e la bontà di farci entrare in casa sua. Grazie ai relatori che sono stati esaustivi, chiari, gradevoli e dirimenti. Questa nostra iniziativa in questa giornata è come una goccia nel mare della mistificazione, della malafede. Proprio oggi pomeriggio ho visto su Rai 3 una trasmissione condotta dal giornalista Mieli, dove, per non fare i nomi, una ricercatrice molto giovane che si chiama Insolvibile ha infilato una serie di perle, diciamo da matita blu in seconda elementare, però dato lo strumento, subliminalmente si instillano queste informazioni che, sedimentandosi, diventano la verità rivelata. E allora c'è molto da lavorare, c'è molto da lavorare, perché il referendum del 46 fu, a mio avviso, che faccio il monarchico da quasi 39 anni, un guazzabuglio di interventi tutti coordinati per ottenere un risultato diverso da quello che sarebbe uscito dalle urne. Ho visto personalmente a casa di Falcone Lucifero la famosa lettera che aveva scritto De Gasperi, con la quale gli diceva: rebus sic stantibus, la monarchia ha vinto. E Lucifero mi raccontò, come altri, delle informative riservate che arrivavano dai carabinieri, che davano per sicuro il risultato in favore della monarchia. Furono capaci di ribaltare, tant'è, è storia. Però noi oggi abbiamo il dovere di riflettere su quello che è stato e ragionare sulle condizioni in cui ci troviamo. In quasi 39 anni di militanza io non avrei mai immaginato che la Repubblica si avviasse all'implosione, con un dilaniarsi fra di loro dei poteri dello Stato, nella assoluta inattività, nella inadeguatezza del capo dello Stato, che per l'articolo 87, che elenca le prerogative del capo dello Stato, l'articolo 87 della Costituzione, è posto al vertice dell'ordine giudiziario. E via d'uscita non ne vedo, quando un Presidente della Repubblica è in un certo qual modo obbligato verso quelli che lo hanno eletto, o peggio, cerca di catturare il consenso necessario alla propria rielezione. Questo forse è il punto nodale e lo snodo principale della politica di questi giorni. La possibile rielezione del capo dello Stato falsa tutti i rapporti fra i poteri dello Stato. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo lottare innanzitutto per abrogare il
nefasto articolo 139 della Costituzione, che condanna questa Repubblica decotta, per essere elegante nell'espressione, all'eternità, perché la concepisce perfetta e immutabile. E quindi lottare con tutte le nostre forze, con tutti gli strumenti che abbiamo, con tutti i canali che abbiamo, con la presenza, con l'informazione, con le manifestazioni, con un intervento costante, puntuale, necessariamente combattivo, agguerrito, pugnace, per ottenere, e prima o poi ci riusciremo, io la vedrò, l'abrogazione dell'articolo 139, e la vedrete anche voi, perché è una vergogna giuridica. Dopo l'abrogazione dell'articolo 139 potremmo riproporre il problema, perché i popoli hanno diritto a scegliersi le istituzioni da cui essere governati, perché la Repubblica ha fallito in ogni sua manifestazione. Invece dalle monarchie ci arriva un esempio luminoso di democrazia parlamentare, di divisione dei poteri e soprattutto di controllo di tutti i poteri dello Stato da parte di chi esercita il potere arbitrale, l'arbitro della partita, terzo e imparziale. Credo che non ci sia altro da aggiungere a questa giornata. Quindi ringrazio ancora tutti voi, vi abbraccio e abbiate cura di conservare le vostre bandiere, perché se la Repubblica ha lavato dal tricolore nazionale lo stemma sabaudo, noi presto o tardi ce lo rimetteremo. Un caro saluto a tutti.